Questo sarebbe un esempio di due vertebre, due dischi e nervi che non hanno nessun problema. Questi tipi di osteofite lo chiamano, è osteoartrosi, che è come ruggine. Qualunque articolazione nel mondo, sia nel mano o qualcosa meccanica, puoi avere qualche problema. Se lei ha questa, lei è davvero bloccata, ok? Farò un aggiustamento solo su questa articolazione, lascia libera. Ok, sente un piccolo crack crack qui, ok? Non dovrebbe sentire nessun dolore che più che sente adesso. Inspira, è fuori. Brava, brava, brava. Ok. Buongiorno, sono il dottor Tony Caruso, sono qui con... chi è lei? Come si chiama lei? Curci Rachela. Ok, loro mi hanno visto su Instagram e Facebook, sì. E abbiamo confuso con gli appuntamenti e non sapevamo che avevano questo appuntamento, no? E alla fine siamo qui. Abbiamo risolto il problema. Ok, so ovviamente lei se soffre con qualche problema. Sì. Cosa so? Ho la schiena che mi parte dalla base renale, sì. Poi sale in tutta la schiena. Sì, e va più verso le sei una... No. Glute solo centrale. Solo centrale, la colonna e i lati. Quando lei stanotisce o tossisce o scarica un bagno, sì, aumenta? Sì, sì, sempre dolore, soprattutto quando mi abbasso. Abbassi in questa posizione, sì, che, ok. Molto dolore. La domanda ha chiesto lei se fa male, se stanotisce, tossisce o scarica in bagno. Lei ha detto sì. Quello è un'azione che aumenta i pressioni nel disco, così sappiamo se quello che sta dicendo è collegato con il suo disco. È un po' strano che non ha nessun dolore sulle gambe, così, però vediamo. Ha avuto qualche intervento nella vita? Allora, sì. Dica. Sì, vabbè, ha partorito, ho fatto la cesarea, okay. Ho fatto l'ernia inguinale, la periartrite alle spalle. Prende qualche farmaco adesso? Adesso prendo i farmaci per la tiroide. Ok. E poi io soffro del disturbo del gastroesofageo, ho la valvola dello stomaco aperta, per cui devo sempre stare attenta. Ok, e come ginnastica? E come ginnastica riesco poco per via della schiena. E cosa facevi in passato ginnastica? Sì, facevo, sì, sì, sì. Che facevo. Lavoro fa? Casalinga. Oh, that is tough work. Lavoro dura. Uff, qual è dura? Avete figli? Una di 40. 40 anni. 40. Vecch, 52. Ecco. Ok, adesso dai, togli le scarpe. Hai mai avuto un incidente stradale, cosa così? Uno sì, tanti anni fa. Ok, adesso vediamo. Adesso io in agosto ho rotto la rotula. Come l'ha fatto questa? Sono caduto dalla bicicletta. Adesso okay. Sto facendo la fisioterapia. E come sta procedendo? Allora, niente, l'ho iniziata 10 giorni fa, però mm-hmm. Dopo le prime 4 sedute la fisioterapista fa molta fatica a farmi la fisioterapia. Perché mi si percuote tutto sulla schiena. Ok, so non sta andando bene con questa? O hai ancora pieno movimento? Non ancora tutto completamente, no. Altri incidenti che è successo? Cosa così? Altri incidenti? No. Possiamo chiedere a casa. Marito, c'è un altro incidente? No, sto scherzando. No. Ok. Facciamo così, niente che faccia fa dolore, adesso lei controlla come sta muovendo la schiena e poi lei se deve fare qualcosa, vedi, sostia in piedi, gira la schiena verso di me, oh, ok, cosa, qualcosa so, si toglie questa, che il golf, sì, ma la cosa bianca dobbiamo tenere giù perché siamo su video, signora, questo toglie, sì, quella devi togliere, oh, ok, la metti qui a sinistra, quanti ne ha lei? 72. Oh, io ho 52, hai 20 anni più di me. Può essere mio figlio. Potrebbe essere. Ah, sì. Unisci i piedi. Benissimo. Adesso, quando lei dica di chiudere gli occhi, voglio solo vedere se si dondola a sinistra o a destra o no. Chiudi gli occhi. Oh, ok, un pochino. Apri gli occhi. Apri. Vedi come questa è un po' rotato così e le angolazioni qui è di più di questa parte? Ok. Now, quello mi dice che il muscolo anteriore qui è più contratto di confronto qui, in confronto di quest'altra parte. Venga qui, signora. Anzi, gira la schiena, gira verso di noi. Metti i piedi insieme ancora. Metti le mani su così. No, mani su così. Così.
Chiudi gli occhi e tocca il naso con questa mignola. Tocca il suo naso con questa mignola. Tocco il naso? Sì, sì. Ok, ritorna. Solo con questa dita qui tocca il naso. Mignolo? Giusto. Bravissimo, ritorna. Con questa. Ok, apri occhi. Si siede qui verso di me. Noto che i suoi mani sono tutti fredde. Lei è nervosa? No. Ansiosa? Sono tesa. Per tesa. Me. Si siede indietro? È sempre tesa o solo per la schiena? Lei è sempre tesa in generale? Sì. Ok, confermiamo marito, sempre tesa un po'? Sì. Okay. Stia attenta come risponde perché lei va a casa con lei. Ok, facciamo un po' di riflessi perché voglio vedere un po' di cose. Lascia. Ok. In passato quale ginnastica faceva, tranne fare la casalinga? Pilates, Pilates, ok. Poi i soliti esercizi di palestra. Ah. Aspetta. Ok. Vada pancia in su, la testa qui, i piedi là. Ok. Noi prendiamo quella come segno, sì, lei ha mal di schiena. Ok. Lei ha mai fatto la lastre, qualcosa così, sì, risonanza? La borsa. Oh, vogliamo vedere il nostro assistente se il suo marito va a prendere se la lastre. Ok. Lascia qui libera. Ok. Ok, sì, qui si gira veramente bene. Qui niente. Cosa sono? Sono su dischetto. Va benissimo, questa. Questo c'è anche il ginocchio, se ne può essere. Anche il ginocchio? Sì. Se no adesso faremo una pausa, clic, e vado a vedere questo e torno subito, ok? Ok, adesso ho visto se la risonanza e l'immagine che hai portato. Lei ha vari problemi di sei in basso, con problemi con i dischi, che era presunto. Anche se in tutte queste zone ginocchio ha i suoi problemi perché ha fratturato questa. Problemi sulla schiena sono questioni di questi dischi. E ovviamente a 72 anni c'è un po' di osteoartrosi, come lo spiega il paziente, e come ruggine. Ok, questo sarebbe un esempio di due vertebre, due dischi e nervi che non ha nessun problema. Questi tipi di osteofite lo chiamano, è osteoartrosi, che è come ruggine, qualunque articolazione nel mondo, sia nel umano o qualcosa meccanica, puoi avere qualche problema. So lei ha questa. Una cosa positiva è che non sta schiacciando sul nervo proprio, abbastanza dove scende sulla gamba. Ok. Adesso vediamo questa. Lascia la testa giù. Ok. So, now lei ha, ovviamente questa means lei ha dolori qui perché questa vertebra non sta muovendo. Adesso vada pancia in giù. Pancia in giù? Sì. Devi aiutare. Aiuto io, signora. È giovane. Ok. Ok. Ma questo è un paziente acuto. Ok. Piano piano devi scendere e poi lo facciamo insieme, ok? Ok. Vada pancia in giù, lo facciamo. Ok, vediamo. Metti la testa dritta qui e io li sposto un po'. Ok. Hai rotto anche le calze. Quella non è colpa mia. È colpa del marito. Marito, copriamo così non sa perché adesso lei è in guai dopo. Ok. No, adesso sto soltanto vedendo come si muove la vertebra e lei ha già tanto dolore, soltanto non facendo niente, sto soltanto provando a muovere la vertebra come si muove. Ok. Ok.
Now, con lei, che lei è un caso un po' più complesso, adesso farò soltanto una mini aggiustamento, un po' aggiustamento qui, e poi dovremo programmare di vedere lei in avanti di fare terapia, perché ha questa blocchi seria e lei è così bloccata, soltanto provando a muoverla, lei ha tanto dolore. Ok, adesso lei può girare sul fianco sinistro verso di me. Tutte e due le mani in avanti, piano, ok, bravissima. Adesso vediamo, le mette sul fianco, così. Ok, now, quello che sto per fare è un aggiustamento più diagnostico, vedere se è una cosa che possiamo aiutare o no. Ok, questo così. Ma di solito non è che come tutti i pazienti di 24 anni, a volte sono più grandi, hanno un problema molto più seria. Ok, lascia così. Now, adesso dobbiamo vedere se vediamo se lei è abbastanza acuto o non abbastanza per fare qualcosa. Vediamo. Wow, lei è davvero bloccato, ok? Ok, farò un aggiustamento solo su queste articolazioni. Ok, non cadrà così. Guarda, adesso le muovo un po', vediamo come. Vedi così? Così, ok? Lascia libera. Ok, sentono un piccolo crack qui, ok? Non dovrebbe sentire nessun dolore che più che sente adesso. Inspira, è fuori. Brava, brava, brava. Ok, va la pancia in su. Tengo su di me, brava, ok. Tieni le mani dei piedi su così, ok? Sarà un po' meno fastidio. Respira, signora. Ancora viva? Brava, dai. Ok. Anzi, parlerò con lei. So, alla fine la cosa che ho fatto è soltanto un po' un aggiustamento più diagnostico per sbloccare una zona. Poi io voglio ricontrollare, vedere come sta, e poi dopo dovremo fare qualcosa più in avanti per lei, perché ha questi problemi. Ok? Ok. Now, adesso l'aiuto di stare in piedi, vediamo, tengo su di me, brava, ok, gira qui, venga qui, stia in piedi qui, ok, vediamo, lascia le mani, va giù, lascia libera, ok, chiudi gli occhi, apri, già adesso comunque, vedi le angolazioni diverse da qui a qui, e ho fatto soltanto qualcosa qui. Ok, muove in giro, si muove un po' così, just voglio solo sapere se si sente un po' più libero, just fa un po' così. Ok, basta, adesso vediamo. Lascia. Ok, sì, quello è molto più sbloccato. Ok, dai, giriamo, salutiamo tutto il nostro mondo e poi le parliamo un attimo. Ok, comunque se lei è un paziente con un'età un po' più matura, diversamente giovane, noi diciamo qui, che ho 52. Adesso ho sbloccato quella zona soltanto per vedere se è una cosa in cui che possiamo fare, come lei reagisce a questa, ok? Adesso io e lei dovremmo fare ancora un po' più esami e poi vediamo se è una cosa che possiamo andare avanti per cambiare questa. Ok? Salutiamo anche loro. Salutiamo anche loro. Va bene. Ciao a tutti.